Ancora attiva Antalici contro le giostrine dei parco giochi del Vallo di Diano e del Tanagro. Dopo i recenti episodi a Sala Consilina, l'ultimo caso si è registrato a Salvitelle. L'amara scoperta da parte del sindaco Maria Antonietta Scelza e della sua amministrazione e dei suoi tecnici, allorquando la stessa prima cittadina ha inviato i tecnici per le pulizie in vista dell'estate, quindi il taglio dell'erba. Una volta giunti sul posto, i tecnici comunali hanno notato diversi atti deturbativi da parte di vandali. A questo punto la sindaca Maria Antonietta Scelza ha chiesto l'intervento da parte dei carabinieri della stazione di Caggiano e della compagnia di Sala Consilina, presentando denuncia contro ignoti. Inoltre ha anche emesso un'ordinanza di chiusura del parco giochi fino alla sistemazione delle giostre e anche all'installazione di telecamere per cercare di arginare gli atti vandalici e individuare persone che potrebbero compiere atti vandalici e distruggere ancora una volta le giostre dedicate ai più piccoli.